Amici ed amiche, bentornati al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Ormai ci vediamo e ci sentiamo tutti i giorni ed è un piacere per me essere con voi intorno a quest'ora la sera a raccontarvi il nostro territorio ed in particolar modo ad incontrare degli amici che accettano di, insomma, sottoporsi, diciamo, a questa chiacchierata quotidiana di Apulia Post. Ospite del nostro appuntamento, ve la presento subito. L'amica Ermelinda Prete, assessore del comune di Locorotondo. Un piacere ritrovarti all'inizio di questa trasmissione, di questa nuova avventura, possiamo dire, con Ermelinda. Abbiamo condiviso un percorso insieme e abbiamo un amore in particolare insieme, che è quello per la radio, no? Noi abbiamo fatto alcune cose in radio insieme, quindi sono contenta di poterti ospitare oggi, diciamo, in questa nuova avventura. Che è la nostra nuova web TV che si occuperà, diciamo, anche di Locorotondo, perché vogliamo concentrarci sul centro della Puglia ed in particolar modo da Alberobello a San Vito dei Normanni, passando naturalmente anche per l'attività regionale. Quindi intanto benvenuta ed un piacere ospitarti, Ermelinda, benvenuta. Grazie a te Flavio e in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Beh, noi saremo al fianco dell'amministrazione comunale di Locorotondo perché ci teniamo particolarmente al nostro territorio. Ieri abbiamo ospitato il sindaco di Alberobello, Michele Longo. Abbiamo anche parlato del brand Valle d'Itria che bisognerà, insomma, riprendere al più presto possibile dopo questa pandemia, ma ne parleremo nel corso di questa nostra chiacchierata. Ermelinda, intanto ti chiedo lo stato di salute degli abitanti di Locorotondo, che insomma è quello che chiedo poi a tutti gli amministratori all'inizio delle nostre chiacchierate. Beh, diciamo che fortunatamente la situazione sembra sotto controllo, è rientrata abbastanza rispetto a quelli che erano i dati di 3-4 settimane fa. Anche la casa di riposo, che poi era il focolaio che più ci preoccupava, quindi la Domus, anche lì la situazione sembra fortunatamente rientrata e quindi ci auguriamo, facendo appello a quella che è la una delle qualità fondamentali dei nostri cittadini, sempre, quindi la responsabilità. E ci auguriamo che tutti coloro che poi decidono, ma speriamo che lo facciano con cognizione di causa e senza troppa fretta, di venire nei nostri territori, lo faccia appunto pensando che la salute è la cosa fondamentale e quindi bisogna veramente stare attenti senza abbassare mai la guardia. Beh, diciamo che all'inizio di questo nuovo mandato per la nuova amministrazione, insomma, la situazione sembrava abbastanza complessa, no? Noi leggevamo i dati attraverso la pagina Facebook del sindaco, attraverso i comunicati stampa, eravamo un po' preoccupati, ma non solo, della città di Locorotondo, che nella prima fase della pandemia era, praticamente una città con zero contagi, poi insomma averne, diciamo, diversi per una cittadina piccola e, diciamo, molto, tra virgolette, anziana, nel senso che ci sono tantissime persone di esperienza che hanno un'età più avanzata e che erano costrette, insomma, a rimanere a casa per la questione del Covid. Siamo contenti che oggi si parla, naturalmente, di contagi in rimbalzo nella nostra regione ed in particolar modo nel comune di Locorotondo. Tu hai deciso di ritornare, insomma, a candidarti. Avete vinto questa campagna elettorale che vi vede ormai nuovamente a Palazzo di Città da più di qualche settimana. Ecco, con quale auspicio hai ricominciato a amministrare questo comune, sapendo che, insomma, sei un'attenta osservatrice della cultura, del turismo, ma anche, insomma, hai anche la delega della scuola, quindi, insomma, ci avrai delle belle cose da raccontarci, nonostante, insomma, la pandemia quest'anno non ci ha fatto fare granché per quanto riguarda gli eventi, però comunque Locorotondo ci ha ben abituato a grandi eventi, grandi iniziative, grazie naturalmente a delle grandi amministrazioni che ci sono state. Beh, Flavio, come ben sai, perché poi con te mi sono confrontata tantissime volte, ci ho messo un po' per prendere questa Posso dirlo ad decisione, quindi alta per decidere voce? anche sotto tuo suggerimento di continuare questa esperienza. Poi comunque l'ho fatto con piacere per continuare ad affiancare delle persone che per me non sono più solo dei colleghi, ma sono diventate proprio degli amici, quindi penso all'assessore speciale, all'assessore Giacovelli, insomma.
Quindi tutte persone con le quali ho lavorato bene e so che potrò continuare a farlo, quindi guardando appunto ad andare sempre oltre e fare sempre meglio. Diciamo che l'unica nota dolente è appunto questa pandemia che ci sospende il fiato già da un anno quasi e niente, con la quale diventa sempre più complicato lavorare, gestire. Ecco, come hai ben detto tu, a differenza dello scorso mandato, io ho particolarmente richiesto la possibilità di potermi occupare della scuola, dell'istruzione, perché ritengo appunto che non si può parlare di cultura, prescindendo da quello che è il mondo scuola, ecco, perché lì si dovrebbero mettere un attimino le basi. E non è semplice, però per fortuna mi rendo conto che siamo circondati da professionisti. Io penso alla nostra dirigente scuola, ad esempio, che riesce a reggere la nevralgia. Penso anche al corpo docente che ha dimostrato che alla fine dello scorso anno scolastico, non ha preso sotto gamba un problema che per tutti doveva essere superato in pochissimo tempo, ma ha utilizzato il tempo delle vacanze estive per potersi formare e quindi permettere quella che oggi chiamiamo DID, didattica mista, o DAD quando è completamente tenuta da casa. E quindi niente, da amministratrice mi sento di dire il primo grazie a loro, così come anche le famiglie e poi i bambini che vivono questa situazione un po' soffocante. Da un punto di vista culturale, si sa bene che insomma, il settore è il settore più colpito, perché poi, se vogliamo, tutti quei CM hanno favorito troppe cose, probabilmente, sbagliando. E lo dico anche andando contro di me, quindi parlando da un punto di vista turistico, ho evitato più aperture e quindi meno restrizioni, permettendo però a quelle associazioni culturali del territorio di poter continuare a dare un contributo, ma soprattutto di poter continuare a lavorare per poter portare il pane a casa, perché poi ce ne dimentichiamo, perché spesso vediamo la cultura come una sorta di accessorio di vita che ci permette di alietare qualche ora della nostra giornata, ma così non è, perché il mondo dello spettacolo, persone, è fatto di famiglie. Questa cosa mi dispiace davvero tanto, ecco. Beh, sono d'accordo con te anche perché, come ben sai, nello scorso anno, beh, ci siamo anche confrontati nel tuo scorso mandato quando avevamo deciso di iniziare questa avventura con questo festival letterario, un po' diverso da quelli che si fa di solito, che è una valle di libri, che siamo fortunatamente riusciti a fare per la prima edizione nel settembre scorso. A Celje Messapica, avevamo anche in mente di far tappa a Locorotondo. Avevamo pensato di fare un'edizione winter che doveva andare in scena qualche giorno fa perché avevamo deciso appunto di farlo ad Ostuni e in altre città nel periodo di Natale, quindi poco prima dell'Immacolata. Purtroppo non ci siamo riusciti, come non siamo riusciti insieme ad altri colleghi ad organizzare eventi che purtroppo quest'anno forse sono mancati anche per una filiera importante che è quella della cultura. Tu sei una che si occupa di scrivere, scrivi anche, hai scritto diversi libri e ti sei occupata naturalmente di letteratura. Stai soffrendo anche sotto quel punto di vista, diciamo, di non poter confrontarti con i tuoi colleghi pugliesi, ce ne sono tanti colleghi pugliesi e non solo naturalmente. Senti, Flavio, io sono abbastanza fortunata, fortunata perché poi, al di là di quella che è la mia missione politica, perché ritengo che la politica sia una missione, faccio un lavoro che mi piace tanto, quindi mi occupo di editing e quindi riesco comunque ad utilizzare questo tempo di stallo appunto dalle presentazioni, dalle piazze, da quei luoghi accomunanti dalla cultura, per poter appunto dedicarmi a portare a termine alcuni lavori che avevo preso qualche mese fa, ecco, quindi niente, sono abbastanza fortunata perché ho la possibilità di confrontarmi comunque con alcuni scrittori, con alcuni colleghi e soprattutto, come dico sempre io, la cosa fondamentale è saper ottimizzare questo tempo. Quindi anche se questo tempo sembra che si stia perdendo, ecco, nel silenzio,
culturale più assordante, io invece sono lì che poi deve essere, quindi cerco di dargli un volto per domani. Tant'è che da un punto di vista invece politico, lavorando, metti a qualche progetto nuovo o comunque per utilizzare quei pochi fondi che i nostri comuni, insomma, hanno potuto utilizzare quest'anno per finali no cost e quindi tutti permessi a disegno di tutte le associazioni, utilizzarli appunto per migliorare quelli che sono i luoghi stessi nelle quali poi sto tornando il tour. Diciamo che siamo contenti di questa cosa perché comunque ci auguriamo di poter comunque ritornare in piazza a portare gli autori e non solo a leggere i libri, ma a farli confrontare naturalmente con i lettori perché giustamente se non ci sono libri e incontri con gli autori non ci si può confrontare. Quindi sicuramente ci riconfronteremo, mi auguro, nella prossima primavera per quanto riguarda le Sicuramente. piazze. Mentre ho visto che comunque quest'anno non avete voluto far mancare il vostro apporto alla Puglia, in particolar modo con il vostro centro storico per quanto riguarda gli addobbi natalizi, no? Avete lanciato questo appello attraverso un comunicato stampa, attraverso le comunicazioni che riguardano in particolar modo gli acquisti nel proprio comune, ma non avete voluto far mancare gli addobbi natalizi all'interno di questo centro storico bellissimo, bianco, come una delle perle più belle del Mediterraneo, immagino Locorotondo in questo periodo. Allora, in verità, come amministrazione inizialmente avevamo pensato di investire più risorse, ecco, insieme all'assessora Rossella Piccoli, la quale appunto si è occupata in prima persona di questa questione. Poi, ovviamente, ci siamo detti che in un periodo come questo spendere tantissime risorse pubbliche poteva risultare quasi un azzardo. Però, ecco, il simbolo delle luci abbiamo preferito preservarlo proprio perché il monito che si voleva rimarcare era un monito di speranza, di calore, di accoglienza. Per quanto concerne l'allestimento del centro storico, invece, dobbiamo ringraziare, come al solito, tutti i commercianti che non solo ogni anno appunto lo imbellettano per l'occorrenza, ma che comunque insieme ai residenti poi si occupano di tener pulito il nostro centro storico, che poi, se vogliamo, è la nostra vetrina, il nostro biglietto da visita più bello e più grande. Vero è che, ecco, molto sta facendo discutere questa questione, perché, come hai ben detto tu, inevitabilmente attraverso delle foto, attraverso degli appelli, poi si finisce per promuovere insomma, un territorio allestito ad hoc per il Natale. E spesso, come dicevo prima, la gente senza criterio decide magari di prendere d'assalto dei luoghi. Ecco perché non ci stancheremo mai di dire innanzitutto ai nostri cittadini di fare attenzione, soprattutto di Certo. dire a tutti coloro che poi sono intenzionati a venirci a visitare, ecco, di farlo con cautela, ma soprattutto di farlo, insomma, cercando di trovare dei periodi che non siano i periodi accalcanti di questo magico Natale. Ecco, ti chiedo proprio Tanto è questo. sempre bello il centro storico, al di là delle luci. Non lo metto in dubbio, anche perché l'anno scorso è stato omaggiato anche da Repubblica Nazionale, quindi è un territorio bellissimo quello che circonda la Valle d'Itria. No, ti chiedevo questa cosa, quanto sei preoccupata che nel corso delle prossime settimane nel comune di Locorotondo ci possano essere, come poi in tutti i comuni della Valle d'Itria, ci possano essere, ecco, assembramenti, chiamiamoli nel termine tecnico giusto. Quanto siete preoccupati proprio voi amministratori del comune di Locorotondo? Beh, lo siamo tanto anche perché poi tu sai, no? Essere amministratori ti espone sempre a vivere davanti a un bivio. Il bivio in questo periodo fondamentale è cercare di far vivere in modo dignitoso questo periodo a tutti i commercianti, a tutte le attività, ma anche ai cittadini, o cercare di cautelarli quanto più possibile per evitare peggioramenti futuri. È altrettanto vero, però, e questo va detto, che poi ritengo che sia tutto sbagliato a livello nazionale, perché a
aprire come principio, io lo trovo veramente, ecco, sbagliato e privo di fondamenta. E quindi, se è vero come è vero che lo Stato definisce i nostri territori come territori non molto a rischio, è altrettanto vero che noi non possiamo far vivere tutti coloro che abitano e animano il nostro territorio nel dramma, nell'ansia, con questo, insomma, con questo fiato continuo sul collo. E quindi sì, siamo preoccupati e fare la scelta giusta non è semplice, perché fondamentalmente non sappiamo neanche noi quale sia la scelta giusta. Ecco perché gli appelli continui del sindaco, dell'amministrazione, ma anche i monitoraggi continui. Ecco, abbiamo aumentato i controlli grazie soprattutto ai volontari, alle forze dell'ordine. Il sindaco stesso si reca ogni fine settimana tra i nostri vicoli per avere un termometro più chiaro della situazione. E poi ovviamente niente, lì dove il senso civile delle persone non dovesse più bastare, si passerà insomma, a delle precauzioni migliori. Sì, ma infatti credo che il governo, con la colorazione delle regioni abbia un po' fatto, insomma, delle cose particolari. Non siamo qui naturalmente noi a dire quello che hanno fatto loro, tutto sotto l'occhio di tutti, quello che è accaduto. Mo adesso forse ritorniamo in zona arancione, zona rossa, potremmo avere un coprifuoco per dei giorni dalle ore 20. Diciamo che io credo che bisognava fare un lockdown generalizzato, ma anche totale. Per quanto riguarda il mese di novembre, che per noi sappiamo bene essere un mese poco produttivo anche sotto il punto di vista Chiaro. turistico e di iniziative, quindi le nostre aziende, molte, parlo di ristoranti, parlo di altri settori oltre alla ristorazione, quelli turistici, vanno in ferie in quel periodo, quindi avremmo potuto fare questo sacrificio per godere, diciamo, delle economie di questi giorni, però purtroppo. Non è stato così, quindi vedremo quello che accadrà, come dico io, nel prossimo DPCM. Da qui a qualche ora, credo, Ermelinda, ci ritroveremo davanti al Beh, nuovo sì. DPCM. Ecco, noi siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento. Mi sono appuntato una cosa che io ci tengo particolarmente a chiedere a te, come ho fatto ieri con Michele Longo, riprendere questo discorso con i comuni della Valle d'Itria, di questo brand che si era creato, no? Io ricordo, qualche anno fa, credo, ci sia stata proprio un'iniziativa di Natale che iniziava appunto con l'accensione dell'albero di Natale in sette piazze della Valle d'Itria. Oggi questa cosa la vedo un po' più spenta, ma secondo te perché? Oppure no, o sbaglio? No, in verità sbagli, perché ecco, con qualcuno ci siamo anche sentiti, mi sono sentita con l'assessore Palmisano di Martina Franca, così come l'assessora Ivona di Alberobello, con Cisternino, con Francesca Tozzi, ma anche con Antonello La Veneziano, Veneziana. che è ritornato poi da poco, no? Sì, anche Vittorio Carparelli, insomma, noi ci sentiamo perché siamo ormai diventati, scusami, un gruppo di amici, ecco. Abbiamo questo gruppo che è sempre attivo, che è sempre in fermento, e per noi la Valle d'Itria non è più solamente ecco, un obiettivo politico, è proprio una missione. Una missione perché? Perché sappiamo bene che abbiamo preso degli impegni con le persone, che soprattutto ci siamo posti degli obiettivi da raggiungere. Purtroppo quest'anno nevralgico ci ha abbastanza spezzato le gambe. Già diciamo che tutti gli step che avremmo dovuto affrontare insieme, ovviamente alla regione, perché sono step talvolta più grossi di noi, li avremmo dovuti affrontare subito dopo l'estate. Però purtroppo questo Questa periodo cosa. pandemico non ci ha ancora abbandonati e quindi niente, non abbiamo potuto. Già era difficile in questo periodo gestire i nostri territori. Figuriamoci un po' se poi riuscivamo con l'intero territorio della Valle d'Itria. Però con appunto Gianfranco e Antonella avevamo addirittura pensato di riproporre quest'anno un'accensione condivisa degli alberi e quindi del Natale della Valle d'Itria. Però poi, come ti dicevo prima, ci siamo detti che probabilmente questo sarebbe stato letto diversamente fuori. Poteva sembrare una sorta di trovata politica in un periodo in cui di Valle d'Itria non si sta parlando come appunto mission politica. Questa poteva sembrare il solito
solito, la solita nebbiolina inutile negli occhi, ecco. Quindi abbiamo pensato di volare basso quest'estate per poter tornare a far parlare di noi, ma di noi inteso come territori, in un futuro molto prossimo, ma con qualcosa di molto grande. Noi siamo convinti che ci riuscirete perché noi continueremo a spalleggiarvi, continueremo a promuovere la Valle d'Itria, l'Alto Salento, insomma la nostra bella Puglia, che è anche ormai la costa dei Trulli, che diventa imponente ed importante. Partiamo naturalmente da Polignano fino ad arrivare a Santa Maria di Leuca, però insomma ci siamo dati questo territorio come bacino di utenza della nostra web TV, quindi sicuramente seguiremo anche Loco Rotondo in tutte le sue iniziative, quindi spalleggeremo sicuramente le scelte che farete per il nostro territorio. Ermelinda, io ti ringrazio per questa chiacchierata, anche perché ti devo lasciare i tuoi doveri di mamma, perché tu da poco sei anche diventata mamma di un bellissimo Sì. bambino. Abbiamo visto queste belle foto che ritraggono la tua famiglia, quindi ti faccio veramente un in bocca al lupo particolare, non solo per la Grazie. tua carriera politica, ma anche per la tua attività di mamma, scrittrice e di grande intenditrice di cultura. Quindi io ti abbraccio e ti ringrazio per essere stata con noi in questa serata di, diciamo, metà dicembre, ecco. Grazie a te, mi auguro che la prossima volta che riusciamo a chiacchierare e magari, perché no, incontrarci, possiamo sorridere per le cose più grandi che abbiamo sotto mano e soprattutto che stiamo portando a termine. Poi mi pare che hai ribadito che abbiamo un progetto in corso, quindi lo Certo, riprenderemo lì dove lo abbiamo certo. lasciato. No, ma soprattutto mi auguro di poterti intervistare davanti a un caffè, come faccio di solito per la mia trasmissione, che fino a poco tempo fa andava in onda davanti ad un caffè, davanti ad un bar. Quindi mi auguro veramente che ci possa essere questo riavvicinamento tra i vari comuni, tra le varie forze politiche, perché noi vogliamo sponsorizzare il nostro territorio, dobbiamo fare andando con le telecamere appunto nei comuni di riferimento. Grazie mille, ti auguro di trascorrere delle buone feste anche a tutta la tua comunità. Grazie a tutti, grazie a te, grazie a voi e niente, auguri anche a voi, che sia un Natale sereno e soprattutto che porti poi via tutto questo pesantore, ecco, che non ci appartiene, perché siamo un territorio autentico, fresco, sorridente e soprattutto accogliente e quindi rivogliamo tornare alla normalità. Ecco, io ci aggiungerei a tutti questi aggettivi anche solare. Grazie ad Ermelinda Prete, assessore del comune di Locorotondo. Grazie a voi che avete avuto la passione e la pazienza di ascoltarci. Apuglia Post ritorna come sempre domani alle 19 su Apuglia Web TV. Buona serata a tutti.